Sì, grazie Presidente. Il mio intervento è per chiedere che lei possa essere promotore presso la Presidenza per sollecitare la possibilità di calendarizzare un disegno di legge che è stato presentato dal nostro gruppo, il gruppo della Lega Nord, e che prevede l'istituzione di una zona economicamente speciale nelle aree territoriali della Lombardia confinanti con la Svizzera. Le chiedo questo perché, come lei ben saprà, Presidente, in questo momento sempre di più il nostro Paese è uno dei Paesi della comunità europea che maggiormente sta pagando il prezzo della crisi economico-finanziaria globale, che ormai dura dal 2009. Ci sono dei territori, appunto nel nostro Paese, che particolarmente in questo momento soffrono, in quanto la loro posizione dal punto di vista territoriale viene contestualizzata in una situazione di estrema competizione con la Confederazione Elvetica e mi riferisco alle province di Sondrio, di Como e di Varese. Perché questo? Perché la Confederazione Elvetica, che ha un diverso assetto dal punto di vista istituzionale, con un carico fiscale sicuramente più leggero, una rete infrastrutturale capillare e dei servizi accessori che rendono appunto la Confederazione sempre più attrattiva per le province lombarde. Cosa succede? Succede che sempre di più noi perdiamo quelle aziende storiche, aziende d'eccellenza che di fatto preferiscono delocalizzare nei più attrattivi cantoni Ticino e Canton Grigioni. E questo sta minando da diversi anni il tessuto socio-economico costruito con grande fatica sui nostri territori e la Lombardia con queste zone sta veramente molto in sofferenza. Appunto, noi chiediamo che venga calendarizzata al più presto questa proposta di legge che prevede appunto l'istituzione di una zona economicamente speciale da definire ZES nelle aree della Lombardia confinanti con la Confederazione Elvetica. Ricordo, signor Presidente, che proprio ieri il Presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha lanciato lui stesso un appello perché questa legge, che è stata depositata al Senato, ma è stata depositata anche dai colleghi sempre del gruppo della Lega Nord alla Camera, possa trovare soddisfazione in un ramo o nell'altro del Parlamento, è indifferente. La mia richiesta, signor Presidente, è proprio che, vista l'autorevolezza anche del Presidente Grasso, possa sentire la collega Boldrini e definire da che ramo del Parlamento vogliamo partire, ma mi creda, le aziende nelle zone di confine di Regione Lombardia con la Confederazione Elvetica stanno soffrendo e noi ogni giorno perdiamo non solo forza lavoro, ma un patrimonio storico e sociale e lavorativo che abbiamo costruito in 100 anni, che delocalizzano nella Confederazione dove purtroppo, ahimè, è sicuramente più attrattiva. La ringrazio, Presidente.